Ciao, mi chiamo Federico e ho 19 anni. No, non è credibile, effettivamente. Eppure è così. Quindi, carissimi, oggi 7 novembre 2018 ve lo sto dicendo con un male al collo incredibile, però purtroppo non potevo aspettare ulteriormente per registrare questo video. È il mio compleanno, quindi fatemi un bordello di auguri nei commenti. No, un bordello, un termine un po' bellissimo. Già, io utilizzo dei termini fantastici all'interno dei miei video che fanno capire proprio la mia vastità di linguaggio. Non so se sia più grave che a 19 anni io parli con un amico immaginario di nome Gianni, inventato ben 2 anni fa in un video con mio cugino, oppure che effettivamente non mi regga in piedi con questo mal di collo incredibile. Però comunque, con la solita enfasi non indifferente, voi fatemi tantissimi auguri qui sotto nei commenti e possiamo partire con il video. E quindi ragazzuoli, bentornati in questo nuovo Fact Time che torna dopo tantissimo tempo, ma oggi ho voluto sfruttare appunto il mio compleanno per rispondere a un sacco di vostre domande, perché su Instagram ultimamente sto rispondendo a diverse vostre domande. E allora mi sono detto, perché non rispondere a più domande all'interno di un video, che effettivamente è una cosa che non faccio da diverso tempo. Quindi a questo punto direi che possiamo partire. La prima domanda ce la fa FedeXDrag. Non so come si legge, perdonami. Però comunque sia una mia fanpage che effettivamente fa una domanda molto interessante. Che effetto fa sentirsi chiamare idolo? Sicuramente bello, però anche eccessivo, nel senso che poi idolatrare qualcuno è sempre una cosa che rischia di finire oltre, di andare oltre e di diventare eccessiva. Io sinceramente non mi sento, ma non è il classico discorso per sembrare un finto modesto, anche perché non credo di essere nelle condizioni, almeno non credo di essere quello su YouTube più incentrato a farsi chiamare idolo, però il senso del mio discorso vuole essere che è bello essere stimato da alcune persone, soprattutto perché credo che io più che altre persone che magari sono anche più seguite di me, punto sempre a trasmettere qualcosa e a lasciare dei messaggi a chi mi segue, però da qui a passare come l'idolo, il fenomeno senza di te non vivo, ecco, questo mi sembra un po' eccessivo, però lo posso comprendere per l'età di alcune persone. Magari anch'io da piccolo idolatravo di più determinate persone che poi magari crescendo ho visto in modo diverso, perché semplicemente poi fa parte di noi stessi, e quindi questo è. Però sì, fa sempre tanto piacere. Giuro che questa era forse una delle poche domande, cioè risposte filosofiche e serie del video. Christian ci chiede: quando è il tuo compleanno? Oggi. Quindi grazie per gli auguri, Christian. Sei vergine? No, in realtà Scorpione, 7 novembre, insomma, sì. Beatrice mi scrive: quanto sei buono anche se non la metterai mai, ma vabbè. Ti sei mai masturbato insieme a tuo cugino nello stesso momento? Partendo dal presupposto che tu ti fai di sostanze evidentemente molto ben sviluppate, adesso lo chiamiamo e glielo chiediamo, un attimo solo. Bro, come stai? Ah, senti, una cosa molto importante che sono sicuro cambierà in meglio la tua vita. Sto registrando un fuck bellissimo. Ecco. Ciao, ciao Fac, tu stai sempre peggio, bello, comunque l'autismo. No, una domanda che ci hanno fatto, molto bella, insomma. Ci chiedono, ma io e te, ci siamo mai masturbati insieme? Ecco, io non so, rispondi tu, perché... Allora, dipende che cosa intendete insieme, cioè se io a lui o lui a me, oppure io a me stesso, lui a te stesso. Cioè perché c'è Bro, questa bro, bro, faccenda bro, 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 la tua malattia mentale peggiora di giorno in giorno. Io non pensavo che arrivassi a uno stato del genere di... Hai reso la domanda più complessa di quello che era. Riccardo invece vuole sapere che tesino ho fatto per le medie e che tesino ho fatto per il liceo. Allora, per le medie feci una tesina sulla natura, mi ricordo. Mi ricordo molto vago in realtà. Però mi ricordo che era una tesina anche abbastanza lunga e pesante. Ecco, non fatelo mai, anche se poi in realtà sono uscito con 8, quindi forse fatelo. Per il liceo ho fatto una tesina sul calcio come metafora della vita, che vi lascio qui sopra nelle schede. Video che ho caricato poi quest'estate, romanticizzando in modo romantico, ecco. E quindi niente, insomma, se vi va, passate, dategli un'occhiata che mi fa piacere. È un video molto bello, secondo me. E anche perché l'ho fatto io. RizziRuggero06 mi chiede: seni o sederi? Ma io, guarda, io ti adoro perché, cioè, lui è alla fase successiva della classica domanda tette o culo. Dato che non voleva essere banale, ha voluto rivalutare un po' la domanda, l'ha studiata, l'ha fatta in modo più complesso, seni o sederi. Io, guarda, È una bella domanda.
Una bella domanda, signore. Trombarla sicuramente a 90, voglio dire, no. Davo 00 invece, vedi che qui comunque saliamo d'età, è molto importante questa cosa, mi chiede: ma la barba, ancora niente? Ora ci stiamo lavorando, abbiamo avuto un colloquio recentemente, però effettivamente lei ha detto che ancora non è convinta di prendere piede, o mano, poi dipende dal punto di vista, insomma, sulla mia faccia. Però in realtà, guardate, qualcosina c'è, non si vede, qualcosina c'è, ed è molto importante. Poi io non amo particolarmente barba e altre cose, cioè la barba sì, però in generale i peli non mi fanno impazzire. E allora mi vado a ricollegare a una domanda successiva che mi fa Totta Carugati, la quale mi chiede: d'estate ti depili? E non soltanto d'estate, era mia. Ma no, perché è proprio una prerogativa mia, cioè voi non pensate a zone del corpo politiche. Però sì, di base sì. Ma perché appunto io... Bene, dallo speciale compleanno stiamo passando proprio agli sputtanamenti live, fantastico. Today is gonna be the day. Francesco mi chiede: come stai vivendo questa avventura su YouTube? Cosa ti aspetti in questi ultimi mesi del 2018? L'avventura su YouTube la sto vivendo bene, nel senso che per me YouTube è sempre stato una passione, è diventato poi routine nell'arco del tempo, come sai. E se non lo sai, te lo dico io, faccio video da praticamente quando facevo il primo liceo. Quindi anche laddove poi, perché è normale che sia così, c'è il calo di visualizzazioni, diventa pesante da un certo punto di vista, perché non sei ripagato. È inevitabile che per fare anche il video più stupido ci vogliono delle ore, del tempo che tu vai ad impiegare. E se questo tempo poi vedi che non viene ripagato con bei numeri, puoi anche rimanerci male, perché poi dietro ai numeri c'è sempre una persona. E io non è che ci rimango male perché guadagno meno a fine mese se faccio meno numeri, ci rimango male perché vedo che magari a meno persone interessa quello che porto. Anche se poi mi ricollego sempre al pensiero base: allora faccio video perché? Per la mia passione, per allenarmi a un domani che spero possa permettermi di diventare un telecronista sportivo thanks Hard Dick, un giornalista sportivo volevo dire, quindi un telecronista magari. Che dire, lo sto vivendo bene, dai, lo sto vivendo bene, e sto cercando anche di recuperare quello che ho perso negli ultimi mesi. Da cosa mi aspetto negli ultimi mesi del 2018? Nulla, magari ecco un po' di fidelizzazione in più tra me e voi rispetto a quella che appunto abbiamo perso praticamente in tutto il 2018, perché il 2018 è stato un anno molto importante, maturità, Roma-Barcellona, buttiamogliela dentro, i 100.000 iscritti. Però dal punto di vista YouTube, inteso come l'ho sempre vissuto io, e quindi meglio 50.000 amici con milioni di iscritti, come vi ho sempre detto, in realtà poi è andata un po' maluccio, ma ci rivedremo. Anita ci fa un'altra domanda su me e mio cugino, però giuro che stavolta non lo richiamiamo perché potrebbe dire cose compromettenti. Tu e tuo cugino avete mai avuto una cotta in comune? Magari anche nello stesso periodo, io già rido perché è successo più di una volta effettivamente. Però vabbè, dai, abbiamo anche avuto delle discussioni, ma è normale ragazzi, perché se voi sentite anche cari amici che litigano pesantemente anche all'interno di una vita qualsiasi, la maggior parte delle discussioni, insomma, la causa principale è una donna. L'intelligenza da parte nostra è sempre stata quella di: ok, c'è la scazzata, la sfuriata, però poi successivamente chi è? Cioè, è realmente più importante del rapporto che abbiamo io e te? È un consiglio che mi sento di dare anche a tutti quelli che stanno guardando questo video, perché anche quella che ti farà battere il cuore più di tutti non potrà mai sostituire la tua famiglia, almeno fino a quando poi non diventerà lei parte della... Snoopy, io stavo a dire una cosa figa, poi abbaià, cioè c'è un qualcosa che non quadra. Vabbè, purtroppo è il mio cane, è normale che sia così, ma spero che il concetto si sia capito. Chiari di Lucia mi fa una domanda scomoda: chi preferisci tra Fius e Sespo? È una domanda molto scomoda effettivamente, perché effettivamente faccio fatica a scartarne uno, nel senso che entrambi per diversi motivi sono molto importanti. Se poi li prendiamo come youtuber, loro hanno un percorso molto differente anche come idea di YouTube, nel senso che Fius, tralasciando il fatto che poi lui era mio fan prima di iniziare a fare video, e nella mia testa c'è sempre stato un passaggio di testimone per questo motivo, lui poi devo dire che lo ha fatto discretamente bene, ha portato avanti la sua attività, è sempre riuscito a far piacere agli altri una sua passione, tenendo poi quel format lì. Edo ha fatto un'altra cosa, di format ne ha cambiati, fino a che magari ha trovato quello, se vogliamo, commerciale, ma non commerciale in senso negativo, perché poi ognuno su YouTube è libero di fare quello che vuole. In base a questo percorso loro sono molto diversi, quindi se tu mi chiedi chi preferisci tra uno e l'altro, magari sono un po' più
spostato su Fius per questo motivo, ma senza nulla togliere a Edo, ovviamente li stimo tutti e due, voglio bene a tutti e due. Ho conosciuto prima Fius, poi successivamente Sespo, e ho avuto belle esperienze con entrambi, quindi sono contento di avere due amici come loro. Hai mai perso la verginità? Ma sì, un sacco di volte, è successo anche ieri sera. Alessandro Florenzi, bello de nonna, mi chiede dove l'hai fatto la prima volta? Sul letto dei genitori di lei. Non ho scelto, cioè io ero anche abbastanza, avevo un po' impressione sta cosa, però lei ha insistito, per versioni strane. Vince04 mi chiede, tradiresti mai Sespo con Rosalba? Vedete che comunque si continua a parlare anche di YouTube. Allora, in realtà no, ma per più motivi, nel senso, primo motivo, odio fermamente proprio tanto il tradimento, cioè per me non c'è cosa che odio di più del tradimento, quindi non esiste proprio, cioè potrebbe essere anche la ragazza più bella del mondo, ma non esiste, cioè almeno la vivo così, sono stato tradito in passato e quindi magari ecco sono anche un po' ferito se vogliamo da questo punto di vista, però no, veramente, ma tradimento non soltanto inteso ragazze, cioè in questo contesto qui, insomma, tradimento di amicizia, tradimento familiare, qualsiasi tipo di tradimento. Se mi chiedeste qual è la cosa più brutta al mondo, almeno dal mio punto di vista, vi direi questo, cioè non esiste proprio. Poi, senza offesa, insomma, non è neanche il mio tipo di ragazza, Rosalba. Siamo arrivati all'ultima domanda di questo incredibile, infinito video pazzesco in cui abbiamo risposto a tutto. Questa qui ce la fa Simone, che ci chiede: staresti con la tua tipa se fosse da Lazio? Ragazzi, è arrivato il momento, è giunto il momento che vi dica la verità. Non è semplice, non è semplice, perché qui dentro, al di là del dover essere professionali in telecronaca o comunque sia, al di là di quello che potrà essere il mio futuro, c'è una fede che è quella giallorossa, ovviamente, e non verrà mai cancellata né ostacolata da nessuno. Da nessuna. Però è giunto il momento che voi sappiate che la mia dolce metà è dalla Lazio. Vabbè, sti cazzi, cioè non è un problema adesso, obiettivamente. Anzi, gliel'ho anche chiesto perché siete dalla Lazio, amore mio, e lei mi ha detto: no, guarda, mi hanno minacciato la piccola, che non mi facevano mai più entrare dentro casa se non dicevo quella parola lì. E quindi, insomma, è nata così, è nata, è cresciuta così, era nata sana. Però vabbè, dai, non è un problema, alla fine nessuno è perfetto e basta. You are all I need. Detto questo, ragazzuoli, allora il video giunge al termine. Io spero francamente di cuore che vi sia piaciuto, perché volevo fare qualcosa non di particolarmente diverso, però un video del genere mi sembrava più qualcosa di più diretto, specialmente in un giorno comunque speciale per me, perché ovviamente è il giorno del mio compleanno, quindi vi ricordo di bombardarmi gli auguri qui sotto. Vi mando un grande bacione e noi ci sentiamo domani con la carriera, che uscirà alle 19 in anteprima come al solito. Sabato poi uscirà il pronostico di Milan Juve, quindi spero che ci sarete. Seguitemi su Instagram, ve lo ricordo, perché lì mi vedrete tutti i giorni, mi vivrete tutti i giorni e quindi ci divertiamo tanto, tantissimo, anzi con enfasi non indifferente. Un altro bacione, never give up e bella regà!